Fagna è un comune di circa 1850 abitanti in provincia di Ancona. Nel suo centro storico vivono 253 abitanti. Il nome Offagna deriverebbe dal toponimo Ufania, che viene fatto risalire alla massa aframiana, un vasto latifondo costituito in epoca romana a favore della gens Afrania. Benvenuti a Offagna! Siamo sopra il promontorio del Monte Conero. Questo vuol dire che siamo tra i Monti Sibillini e la Riviera del Conero. Il toponimo Offagna è di origine incerta. L'ipotesi più probabile è però che il nome Offagna derivi dal generale Afranio, che venne a stabilirsi proprio su questo monte con la sua famiglia e qui costruì la propria villa. La villa venne poi fortificata e fu trasformata in un castrum e proprio sulle sue rovine Ancona nel 1454 costruì la Rocca d'Offagna, dopo aver ricevuto questo territorio come pagamento per un debito contratto con il Papa. Questa rocca serviva quindi per controllare non soltanto questa fetta di territorio marchigiano, ma soprattutto il grande rivale che era Osimo. Offagna è un bel paese ed è bellissimo abitarci. È un'oasi dove c'è tutto. Venite ad Offagna, poi li vedrete. A partire dal 1600 terminano le battaglie tra i vari comuni per la conquista di altri territori, ma assistiamo comunque ad un consistente aumento della popolazione e per questo viene richiamato ad Offagna Andrea Vici, allievo del Vanvitelli, per ridisegnare tutto l'assetto urbanistico della città. Gli vengono commissionati degli importanti lavori, tra cui la Chiesa del Sacramento e il Monastero Santa Zita. Il convento doveva mostrare la sua austerità per conformarsi alle suore che ospitava. La Chiesa del Sacramento occupa una posizione strategica perché si trova nel punto di incontro di due vie. L'utilizzo del mattone ricorda quello utilizzato nella vicina rocca medievale e nella facciata possiamo leggere i principali caratteri neoclassici e barocchi che utilizza Andrea Vici. Nella Chiesa del Sacramento la libertà compositiva adoperata da Andrea Vici si contrappone a una rigorosa simmetria. Infatti troviamo due sacrestie, due absidi, due altari laterali. La pianta a base ottagonale attraverso la cupola ribassata dà l'effetto e l'illusione ottica di una pianta centrale. La Rocca di Offagna ospita oggi il Museo delle Armi Antiche. All'interno dei suoi cinque piani è infatti possibile osservare tutte le armi storiche di tutti i periodi, partendo dall'età della pietra fino a giungere all'artiglieria napoleonica. Offagna non è solo storia, è anche la tappa ideale per chi vuole gustare del buon cibo e del buon vino. Siamo offagnesi da sempre
facciamo questa attività qui in paese da una decina di anni abbondanti. Veniamo da macelleria, da oltre 25 anni, 30 anni che siamo nel settore della carne, delle macellerie. Prendiamo innanzitutto animali locali, marchigiani. E il prodotto tipico nostro è il ciauscolo IGP che da qualche anno stiamo producendo. Oltre a questo poi dopo abbiamo la porchetta che ci ha imparato un vecchio macellaio. Abbiamo continuato sulla ricetta di quest'uomo e l'abbiamo fatta conoscere un po' dappertutto e rispettiamo sempre quelle, le ricette vecchie che si usavano qui nella nostra zona, anche che usavano nelle nostre famiglie, perché comunque il maiale veniva sempre lavorato in casa. Questo paese dà un senso di pace e di tranquillità, perché qua si sta veramente bene. Nice place to do business. Noi siamo la cantina più antica della regione, è stata costruita nel 1668 da un antenato, proprio in una posizione sotto la rocca di Offagna, in un'epoca in cui non bisognava più essere nascosti all'interno delle mura medievali. Adesso siamo un'azienda vitivinicola, produttrice del vino Conero Riserva DOCG e Rosso Conero. Qui abbiamo 20 ettari di vigneti, tutti nel territorio del comune di Offagna, esposti a sud in una collina che si chiama Grigiano, come il nostro vino più importante, che è una riserva di OCG che fa 2 anni di affinamento in queste butti di rovere prima di essere venduto. Nel 2016 produrremo il primo vino biologico, perché proprio essendo vicino alla zona del Parco del Conero e per la tipologia del nostro territorio e anche per delle scelte ideologiche, ci piace poter fare veramente un prodotto tipico che rappresenta il territorio. La crescia è un piatto tipico di Offagna, antichissimo, e ingredienti: acqua, farina, strutto, sale. Il tutto viene impastato e poi dopo viene steso col mattarello in questo modo, con un po' di farina ogni tanto, sennò, e poi cucinata alla brace e a cottura terminata. Il prodotto è questo e viene mangiato con o le verdure o gli affettati. È possibile immergersi nella natura praticando il Nordic Walking, che è un'attività sportiva che consiste in una camminata naturale biomeccanicamente corretta che sfrutta l'utilizzo funzionale di 2 appositi bastoncini. Qui ad Offagna è possibile percorrere 2 appositi itinerari che sono la via dell'acqua e la via del maniero, per una lunghezza complessiva di 10 km, sfruttabili anche con la mountain bike.